Sala, 3 ottobre 2013, incontro con Antonio Spada, poi la Savese. Antonio, cos'è la musica per te? È la voce dell'anima, però a volte può essere anche l'urlo dell'anima. Come è iniziato questa tua passione, Antonio? Io volevo testimoniare il rapporto che ho col territorio e con la mia gente e prendevo appunti. Poi ho fatto leggere a qualche amico e ho detto: queste sono cose che possono interessare agli altri. E così è cominciato. È stato facile sin da subito, comunque trovo delle difficoltà. No, è stato facile perché avevo tante cose da dire, da testimoniare della mia gente, che io amo il mio paese, amo la mia gente. Chi conosce la mia storia sa che ho lasciato la carriera per la mia gente. E ho voluto testimoniare. E ho continuato perché ero incoraggiato dai consensi che ricevevo quando facevo una questione. C'è stato mai un momento, Antonio, in cui ti sei sentito sconfortato e deluso dalla poesia? Qualche volta sì, quando qualche imbecille che è lontano dalla poesia si è messo a ridere per le cose che Antonio, nelle tue poesie hai usato il dialetto come espressione letteraria. Pensi che sia adatto il dialetto per esprimere le sensazioni e le emozioni che ti caratterizzano? facevo. Ma io non direi dialetto perché io scrivo nella lingua corrente. Una precisazione, noi il dialetto l'abbiamo dimenticato, l'italiano ancora non l'abbiamo imparato. Io parlo della lingua che parliamo, scrivo della lingua che corriamo. Per me l'importante è che passi il messaggio. Hai avuto tanti riconoscimenti, Antonio, no? Nella tua carriera. Qual è stato quello che ti ha segnato di più? Ma il riconoscimento di qualche ragazzo, qualche studente, di qualche insegnante, di gente che ha a che fare con la letteratura e con le cose, con la poesia. Quello mi ha verificato C'è una poesia, Antonio, a cui sei legato di più, e se sì, perché? di più. È la poesia che mi chiede nella prima, Paese mio, dove descrivo quello che sentivo per il mio paese. E poi c'è una delle ultime poesie dedicato ai bambini appena nati, dove c'è il pessimismo dell'epoca e c'è la speranza. L'altro giorno Antonio ha vinto, no? Un altro concorso, un altro premio all'Hotel Excelsior di Bari. Sì. Beh È stata un'esperienza come le altre o è stata un'esperienza singolare? no, sentirsi gratificato quasi ufficialmente, diciamo, da gente competente è un'emozione particolare. Stai continuando la tua produzione, Antonio? Ma la poesia non è che si può programmare, la poesia nasce anche quando stai nel bagno, ti viene l'idea di scrivere una poesia, non si programma. E sono momenti non so se qualcuno ti ha detto le poesie o sono momenti di ispirazione. La situazione in cui verte l'Italia, Antonio, ormai non si sa, comunque non verte nel migliore dei modi. Questa situazione è prolifica al fine delle tue poesie Ho oppure ti blocca? scritto l'ultima poesia, se vuoi te la recito. Sì. Lo so dire. Te la recito. C'è tempi, c'è uno smarrimento che si fa di largo, più c'è stata messa la ragione e la fede in letargo. Tutti quanti stiamo arrabbiati, i casini che sono stati combinati. Non si sa per la colpa di Gieti, ma è sempre di lotere che ognuno crede. Quindi che la nazione non da salvare, non sa di dove azzeccare. Ma ci tutti ne facemmo l'esame di coscienza. Straga per giustare le cose, non ci vuole la scienza. Ma tutti temono che perdono qualcosa e la situazione non diventa mai rosa. Straga per giustare la situazione, i giovani erano da fare una rivoluzione. Molto bella. Questo è quello che sento proprio per intenzione. Senti Antonio, invece dal comune di Sava recentemente hai avuto dei No, no, riconoscimenti. ci sarà soltanto il dottor Del Prete che mi ha inventato per partecipare al concorso dell'esercizio della UIL. Io ho partecipato e ho vinto il premio Taranto. Ho capito. C'è un poeta a cui ti sei ispirato, Antonio? Un po' è come tutti noi che siamo cresciuti in una certa epoca, Pasolini.
Pasolini, in Pasolini, sì. Ho capito. E ho qualche affinità con Pasolini perché io penso che noi abbiamo distrutto una civiltà millenaria e in sostituzione abbiamo messo soltanto uno sfrenato consumismo, senza parole. Cosa ti aspetti dal futuro prossimo? Si vive giorno per giorno, ormai le metà che ho io non si possono fare più programmi a lunga scadenza come quelli che facevamo quando avevamo 20 anni. Antonio, se dovessi lanciare un messaggio a tutti i poeti, comunque a tutti gli scrittori che si affacciano al mondo della letteratura, che cosa gli diresti? Continuate. Va bene, grazie Antonio. Prego.